e chiara nei confronti dei cittadini. Ho letto molto velocemente il programma, non mi sembra un libro dei sogni, Costantino, avete messo su un programma serio, realizzabile, ecco perché una sfida come quella di San Candido diviene ancora più importante, perché dobbiamo far capire in questi ultimi 15 giorni di campagna elettorale a tutti i nostri amici, a tutti gli amici di tutti voi, quanto sia importante mandare al governo di San Nicandro Garganico Costantino Ciavarella e Forza Italia, perché sono cose che si possono fare con correttezza, con equilibrio, senza ambiguità. Il dirigente non può governare. Qui vedo che comunque nella nostra lista, una lista formata da 8 donne e 8 uomini, una lista ben rappresentata, vedo che viaggiate direttamente in coppia, come si suol dire, e io mi auguro che tutti voi sarete eletti. So che tutto che così non può essere, ma vi faccio un grande in bocca al lupo. Ovviamente so che ci sono in sala rappresentanti anche degli altri partiti, il mio monito è quello di barrare il simbolo di Forza Italia ed esprimere la preferenza per i nostri candidati. Grazie Lorena per avermi invitato, io mi auguro di poter ritornare qui dopo il 10 e festeggiare con voi la vittoria. Grazie a tutti, viva Costantino Ciavarella, viva Forza Italia!